Preparate lo stucco che oggi ci servirà. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per cominciare una parentesi nel nostro corso di restauro che riguarda proprio le stuccature. Infatti, video dopo video andremo a vedere tutta una serie di stuccature che potranno servirci nel mondo del restauro e per sanare delle piccole lacune che differentemente rimarrebbero appunto dei buchini antiestetici sul nostro manufatto. Quindi delle micro fessurazioni che si formano sulla superficie del manufatto e che sono difficilissime da sanare a spatolina o anche con lo stucco liquido. Vedremo come io, con l'esperienza, perché questa cosa non me l'ha insegnata nessuno, devo essere sincera, l'ho fatto nello svolgimento del mio lavoro, come io ho imparato a stuccare in maniera efficace queste micro fessurazioni che altrimenti diventano veramente, veramente brutte da vedersi. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a sanare le nostre micro fessurazioni con lo stucco. Oggi parleremo delle micro fessurazioni di lacche, cioè di quelle superfici pittoriche lignee che si sono fessurate con il tempo, con la secchezza del legno e della pittura e i movimenti del legno. La pellicola pittorica cede, creando appunto queste antiestetiche striature. Difficilissime da stuccare con i metodi canonici, oggi vi insegnerò un metodo dettato più che altro dall'esperienza che non dall'accademismo, infatti forse molti avranno da ridire, ma io mi trovo bene così, quindi ognuno ha il suo metodo. E avremo bisogno semplicemente di uno stucco in pasta, di una pezzuola asciutta, e di una pezzuola appena appena umida. Lo stucco in pasta, vi consiglio lo stucco naturale in pasta, cliccando qui troverete la ricetta. Adesso e naturalmente la nostra amica spatolina. Adesso io lavorerò a mani nude perché lo stucco che sto usando io è uno stucco naturale, quindi per nulla innocuo, ma se voi usaste uno stucco con dei solventi vi consiglio di utilizzare dei panni. Allora agiremo su questa zona qua. Guardate, prendo lo stucco col dito e comincio a posarlo su tutta la superficie e massaggio. Massaggio, massaggio e faccio penetrare lo stucco all'interno delle fessurazioni. Sempre col dito tolgo l'eccesso e vedete che già in questa zona qui le fessurazioni sono quasi del tutto scomparse. Noi dovremo continuare fino a quando le fessurazioni non scompariranno. Naturalmente poi io questo mobile lo dovrò riprendere anche pittoricamente, quindi da me scompariranno del tutto. Se invece dovrete lasciarlo pittoricamente così e com'è, le fessure si attenueranno ma non scompariranno del tutto, specie se sono profonde e inarcate un po' come queste. Cioè, qui gli angolini delle placchette pittoriche sono un po' all'insù, quindi è ancora più difficile mimetizzarli. Ma se starete attenti, naturalmente nei mobili in legno potrete farlo anche con delle cere. Esistono delle bacchette di cera che sono appunto preposte a sanare queste micro fessurazioni, però in quel caso si usa un panno di lana per stenderle. Allora, fatto questo, spero si veda. Si prende un panno umido e si passa molto velocemente, quindi con un panno asciutto si asciuga e vedete naturalmente la differenza. Ora vi farò vedere questa linea, cerchiamo di farla quantomeno, non dico scomparire, ma mimetizzarla un po'. Se è un mobile grande, armatevi di grande pazienza. E piano piano. Olè. Che ne dite? Meglio, no? Anche qui, pezzuola umida passata molto velocemente.
per togliere l'alone bianco dal gesso, dello stucco, e poi si asciuga. Facciamo queste che sono veramente brutte a vedersi? E poi vi lascio, perché tanto avete capito il concetto. Dito. E si lavora. In pratica bisogna permeare all'interno di queste fessure, un po' utilizzando il calore delle mani, un po' lo sfregamento e l'attrito, all'interno delle fessure. Quindi andare in tutte le direzioni, in modo che trovando l'angolo giusto il gesso si infili e livelli. E piano piano, vedete, togliamo l'ultima, che è questa. Questa è più duretta da togliersi perché è scalfita la pittura, ma non c'è una fessura dentro, e infatti questa paradossalmente è più facile da togliere, quelle più profonde di non quelle, che non quelle più leggere. Ok, comunque possiamo ritenerci soddisfatti, direi, di com'era. A com'è, vedete, qui proprio manca la pittura, non è una questione di fessurazione. Benissimo, adesso aspetto, asciugo il tutto velocemente e poi vi faccio una bella fotina del com'era e com'è. Avete visto? È un gesto semplicissimo, ma che bisogna fare sempre in maniera molto oculata e attenta. E mi raccomando, se usate stucchi a solvente, state attenti perché molto spesso corrodono la superficie pittorica, quindi usate sempre, vi consiglio, stucchi naturali. La ricetta ve l'ho data, esistono anche gli stucchi acrilici che hanno anche minor ritiro, quindi potete usare anche quelli. L'importante è che non contengano dei solventi, ma che siano degli stucchi all'acqua. Bene, spero che questo video vi sia utile, ne seguiranno molti altri perché tantissime sono le stuccature che si possono fare e diversificati sono i casi in cui si devono porre le diverse stuccature. Imparerete tutto, vedrete. Bene, adesso vi saluto, da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!